prove tecniche di trasmissione, sono le 17:57 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta, 25 aprile 2020, letteralmente radio Yoga Network, www.letteralmente.info, nostro indirizzo di posta elettronica, radio Yoga Network, @gmail.com.
Eccoci qui, non siamo scappati, siamo sempre in diretta qui su Letteralmente Radio Yoga Network in questo sabato bellissimo, meraviglioso. Se ci state ascoltando in diretta, rimanete con noi. Abbiamo certo bisogno di ricordare il mistero del nuovo millennio per convincerci del fatto che la consapevolezza umana si sta in qualche modo trasformando. Per coloro che sono in grado di percepirli, i segnali sono ovunque. I sondaggi dimostrano un crescente interesse nei confronti di tutto ciò che è mistico e inspiegabile. Gli studiosi che si occupano di analizzare il futuro prevedono che la ricerca della soddisfazione interiore e del significato avverrà a livello mondiale. E le espressioni generali della cultura, intese come i libri, i documentari televisivi e i quotidiani, riflettono all'unisono l'esigenza di un ritorno alla qualità e all'integrità e alla ricostruzione di un senso etico basato sulla comunità. In particolar modo, tutti noi possiamo avvertire il cambiamento della natura della nostra esperienza personale. Invece di focalizzarci su argomenti astratti riguardanti le teorie o i dogmi spirituali, ci concentriamo su qualcosa di più profondo, la percezione reale della spiritualità che si manifesta nella vita quotidiana. Quando mi interrogano sulla popolarità dei miei primi due romanzi, La profezia di Celestino e La decima illuminazione, io rispondo sempre che tale successo riflette semplicemente il riconoscimento di massa delle specifiche esperienze spirituali descritte in questi libri. A quanto pare, un numero sempre più grande di persone è consapevole delle coincidenze significative che avvengono ogni giorno. Alcuni di questi fatti sono di grande portata e stimolanti, altri appaiono insignificanti e impercettibili.
Ognuno di essi ci fornisce comunque la prova che non siamo soli e che qualche misterioso processo spirituale influenza la nostra vita. Non appena sperimentiamo l'ispirazione e la vitalità suscitati da tali percezioni, per noi diventa quasi impossibile non prestare la necessaria attenzione. Iniziamo dunque a osservare e attendere questi eventi, cercando in maniera attiva di acquisire una comprensione filosofica più elevata della loro comparsa. Vorrei definire i miei romanzi come parabole avventurose. Rappresentano il mio modo di illustrare quella che ritengo sia la nuova consapevolezza spirituale diffusa nell'intero genere umano. Narrando tali vicende, ho cercato di descrivere le rivelazioni personali che ciascuno di noi sembra sperimentare non appena aumenta la consapevolezza. Scritte come storie e basate sulle esperienze da me vissute, queste rivelazioni sono state facilmente rappresentate all'interno di una trama precisa e con un gruppo di personaggi che si possono incontrare anche nel mondo reale. Nell'ambito di questo ruolo ho sempre pensato a me stesso come a un giornalista o commentatore sociale che cerca di documentare e di illustrare i cambiamenti che ritengo si stiano verificando nell'etica umana. Credo inoltre che l'evoluzione continui ad avanzare mentre la società sperimenta nuove intuizioni spirituali. E ho in programma almeno altri due romanzi nella serie di Celestino. Questo quando James Redwill ha scritto questo libro che dopo andiamo a vedere di cosa si tratta, che iniziamo oggi a leggere prendendo qua e là fra i capitoli che ritengo più interessanti, oppure lo leggeremo di capitolo in capitolo tutto, vedremo, decideremo poi lungo il percorso di queste dirette. Per questo libro ho scelto la forma di saggio perché sono convinto che noi esseri umani ci troviamo in una posizione molto speciale nei confronti di questa crescente consapevolezza. A quanto pare tutti noi riusciamo a scorgerla e persino a viverla per un certo periodo, ma a un tratto, per ragioni che analizzeremo nelle pagine seguenti, perdiamo l'equilibrio e dobbiamo lottare per riconquistare la giusta prospettiva spirituale. Il libro che state leggendo parla proprio di queste sfide. La possibilità di successo sta nella nostra capacità di discutere tra noi, con la massima apertura e onestà possibile, ciò che sperimentiamo. In questo senso, possiamo dire di aver superato una pietra miliare. La maggior parte di noi riesce ora a riferire le proprie esperienze spirituali senza lasciarsi bloccare da un'eccessiva consapevolezza del proprio sé e dalla paura di eventuali critiche. Gli scettici sono sempre numerosi, ma l'ago della bilancia si è spostato e la paura del ridicolo, tanto diffusa in passato, non è più così opprimente. Fino a poco tempo fa avevamo la tendenza a tenere nascoste le esperienze sincronicistiche che ci capitava di vivere e persino di ignorare noi stessi, spinti dalla paura di essere vittime di scherzi e battute. Nel giro di pochi anni il genere umano ha imboccato una direzione del tutto diversa e coloro che hanno la mentalità troppo ristretta vengono ora rimproverati per il loro scetticismo. L'opinione pubblica sta cambiando perché un numero sufficiente di persone è consapevole del fatto che tale scetticismo non è altro che una vecchia abitudine modellata da secoli di aderenza alla visione del mondo newtoniana e cartesiana. Sir Isaac Newton fu un grande fisico, ma come hanno dichiarato numerosi pensatori moderni, ha in qualche modo limitato l'universo riducendolo a una macchina secolare che opera solo in base a leggi meccanicistiche immutabili.
René Descartes, filosofo francese del XVII secolo, ha preceduto Newton diffondendo l'idea che tutto ciò che dobbiamo conoscere a proposito dell'universo sono le sue leggi fondamentali. Ammesso che queste operazioni siano state avviate da un creatore, ora funzionano comunque in maniera del tutto autonoma. Dopo Newton e Descartes, qualunque controversia sul fatto che esiste una forza spirituale attiva nell'universo o che un'esperienza spirituale elevata non è altro che una semplice allucinazione, è stata troppo spesso messa a tacere. In questo libro vedremo come la vecchia visione meccanicistica del mondo sia stata screditata a partire dai primi decenni del XX secolo, grazie soprattutto all'influenza di Albert Einstein, dei nuovi pionieri della fisica quantistica e delle più recenti ricerche sulla preghiera e l'intenzionalità. I pregiudizi a essa legati continuano però ad affiorare nella nostra coscienza, protetti da un estremo scetticismo che serve a filtrare le più possibili percezioni spirituali capaci di mettere in discussione i postulati della visione stessa. Capire come funziona tutto ciò è estremamente importante. Nella maggior parte dei casi, per poter vivere una visione spirituale più elevata, dobbiamo aprirci alla possibilità che una simile percezione esista. Ora sappiamo che in realtà occorre sospendere lo scetticismo e cercare di aprirsi il più possibile ai fenomeni spirituali in modo da poterli sperimentare. Dobbiamo bussare, così come è stato indicato nelle scritture, prima che una qualunque di queste esperienze spirituali possa essere intesa. Se ci accostiamo alle esperienze spirituali con la mente chiusa o affollata di dubbi, non riusciamo a percepire nulla e di conseguenza dimostriamo a noi stessi, in maniera errata e ripetitiva, che l'esperienza spirituale elevata è soltanto un mito. Per secoli abbiamo soffocato queste percezioni non perché non fossero reali, ma solo perché non volevamo che lo fossero, in quanto non si adattavano alla nostra visione secolare del mondo. Come analizzeremo nelle prossime pagine, questo atteggiamento scettico ha acquisito la supremazia nel XVII secolo perché la decadente visione medievale a cui faceva seguito era impregnata di teorie fasulle, di ciarlatani che pensavano solo al potere, di malocchio e indulgenze in vendita, oltre che di follie di ogni genere. In uno scenario simile, le persone capaci di pensare avevano l'esigenza di una descrizione scientifica e precisa dell'universo fisico, capace di eliminare tutte quelle sciocchezze. Volevamo che il mondo intorno a noi fosse affidabile e naturale. Desideravamo essere liberi da superstizioni e miti, creando un universo nel quale fosse possibile sviluppare la sicurezza economica, senza fermarci a pensare che dall'oscurità sarebbero sbucate cose strane e misteriose, in grado di terrorizzarci. E proprio a causa di questa esigenza abbiamo iniziato l'era moderna con una visione eccessivamente materialistica e semplicistica dell'universo. Come si usa dire, abbiamo gettato via il bambino insieme all'acqua del bagnetto. Nei tempi moderni, la vita cominciò ad apparire priva di quell'ispirazione garantita solo da un significato spirituale più elevato. Persino le istituzioni religiose vennero in qualche modo influenzate. Troppo spesso i miracoli della mitologia religiosa furono ridotti a metafore e le chiese si occuparono più dell'unità sociale, degli insegnamenti morali e delle credenze intellettuali che non della ricerca della vera esperienza spirituale. Grazie alla nostra percezione della sincronicità e di altre esperienze spirituali nell'attuale momento storico, noi siamo in connessione con la sincera spiritualità che è sempre stata il nostro potenziale. In un certo senso, questa consapevolezza non è nemmeno nuova. È lo stesso tipo di esperienza che alcuni esseri umani hanno avuto nell'arco della storia, documentata da scrittori e artisti vissuti in ogni angolo del mondo intero.
Il modo in cui queste esperienze stanno entrando ora nella coscienza umana non ha precedenti. Il numero di persone che vivono esperienze di carattere spirituale è così elevato che stiamo addirittura creando una nuova visione del mondo che va oltre l'antico materialismo, elaborandolo e trasformandolo in un concetto più evoluto. Il cambiamento sociale di cui stiamo parlando non è una rivoluzione nell'ambito della quale le strutture della società vengono abbattute e ricostruite, mentre un'ideologia prende il sopravvento su un'altra. Ciò che sta accadendo è invece uno spostamento interiore grazie al quale l'individuo cambia, le istituzioni create dalla società umana appaiono ancora uguali e immutate, mentre in realtà vengono ringiovanite e trasformate sul posto dal modo nuovo in cui le vedono gli individui stessi che le mantengono in vita. Mentre avviene questa trasformazione, con ogni probabilità la maggior parte di noi continua a svolgere lo stesso lavoro, rimane all'interno della famiglia che ama e segue la religione che ritiene più veritiera. La nostra visione del modo in cui il lavoro, la famiglia e la vita religiosa devono essere vissuti e sperimentati cambierà in modo notevole a mano che riusciremo ad agire basandoci sulle esperienze più elevate che percepiamo, integrandole nell'esistenza stessa. Come ho già detto, ritengo che questa trasformazione della coscienza si stia diffondendo nel genere umano attraverso una sorta di contagio sociale positivo. Non appena un numero sufficiente di persone inizia a vivere apertamente tale consapevolezza, discutendola liberamente, altri esseri umani la prendono in considerazione, rendendosi subito conto che permette loro di vivere esteriormente più di quanto conoscano già dentro di sé a livello intuitivo. Iniziano poi a emulare questo nuovo approccio, scoprendo in prima persona quelle stesse esperienze e diventando a loro volta modelli. Si tratta del processo di evoluzione sociale e di creazione del consenso in cui tutti noi siamo impegnati negli ultimi anni del XX secolo. Stiamo così creando uno stile di vita che ci porterà al prossimo secolo, al nuovo millennio. Questo libro vuole esplorare più direttamente le esperienze condivise da molti, rivedere la storia del nostro risveglio ed eliminare le sfide specifiche che un simile stile di vita quotidiana comporta. Mi auguro inoltre che confermi la realtà alla base delle informazioni che ho illustrato nei primi due romanzi della serie di Celestino. Lungi da compilare il discorso, questo testo vi aiuterà a chiarire ulteriormente l'immagine della nuova consapevolezza spirituale che si sta formando là fuori. James Redfield, estate 1997. Abbiamo letto Osservare la trasformazione da La visione di Celestino di James Redfield. Thank you.
Scusate, non lo so perché non c'è più in onda la musica. Ecco, adesso forse non so cos'era successo, scusateci, rieccoci. Concludiamo così questa prova tecnica di trasmissione. Come sapete io la chiamo prova tecnica, l'ho spiegato l'altro giorno perché io dico prova tecnica e ci sentiamo, boh, vediamo, non lo so, se più tardi o domani o prossimo weekend. Comunque letteralmente Radio Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto qui sul canale 1. Comunque venite anche sul nostro soundcloud.com/yoganetwork, venite sul nostro sito letteralmente.info e vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Vi saluto alle 18.45 del 25 aprile 2020 per chi ci sta ascoltando in diretta e rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Yoga Network.